sono Laura di Cobalt Academy. Spesso le aziende credono che la gestione dei rifiuti non le riguardi, che sia esclusivamente nelle mani del trasportatore o dello smaltitore del rifiuto, ma non è così. Il testo unico ambientale, attraverso una serie di circolari e decreti ad esso correlate, istituisce e definisce chiaramente delle procedure di gestione documentale dei rifiuti, prevedendo degli specifici documenti, il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti, detto anche FIR. Cosa sono quindi il registro di carico e scarico e il FIR? Chi è obbligato alla loro tenuta e compilazione? E soprattutto, come si compilano? La corretta gestione e tracciatura dei rifiuti in tutto il loro percorso sono compiti importanti per le aziende, che devono essere svolte con precisione ed attenzione. Per questo motivo, la Cobalt Academy ha creato un corso su questo importante e attuale tema, per aiutare le aziende e gli addetti che se ne occupano nelle loro attività quotidiane. Nei nostri corsi vedremo in modo semplice ed immediato, attraverso una guida di dettaglio, come compilare correttamente questi documenti ed essere compliance con la normativa vigente. Visita il nostro sito academy.cobalt.it e scopri tutti i nostri corsi. Eccoci, buongiorno. Buongiorno di nuovo. Buongiorno Marco. Intanto partiamo col fare alcuni ringraziamenti. Ringrazio le colleghe e i colleghi che sono dietro le quinte e che hanno permesso hanno messo a disposizione strumenti e lavoro per rendere possibile questo momento di confronto. E ringrazio Marco Berrettini, il docente che fra poco terrà il webinar, e intanto poi ringrazio tutti voi. Vi ringrazio, siamo contenti di avervi qui. Siamo circa 73 partecipanti in questo momento. Credo che nei prossimi 5 minuti il contatore aumenterà ancora un po', perché abbiamo avuto molte più adesioni, però insomma il numero è consistente, e questo è segno che il tema che abbiamo deciso di trattare nel webinar è sicuramente ancora un tema discusso. Un tema che solleva dei dubbi, che solleva domande, quesiti, no? Riceviamo infatti spesso, quasi quotidianamente, sollecitazioni, domande, quesiti su, ad esempio, come classificare un rifiuto, su come modificare il registro perché si è commesso un errore, su quali sono gli strumenti informatici a disposizione che magari ci aiutano a tenere al meglio un registro di carico e scarico. E quindi diciamo abbiamo deciso proprio di organizzare un webinar su questo tema per dare delle risposte chiare, precise, no? Limitatamente anche al tempo che abbiamo a disposizione, su molti quesiti che ci sono arrivati sul tema della tenuta del registro di carico e scarico. Facendo poi anche un'incursione per quanto riguarda l'entrata in vigore del Reentry e delle caratteristiche che avrà questo nuovo strumento. Lo faremo, ripeto, facendo diciamo un webinar dedicato in cui presenteremo anche una soluzione che Cobalt mette a disposizione sul tema, uno strumento informatico su cui faremo una piccola panoramica per capire bene come si può utilizzare strumenti informatici per tenere al meglio il registro di carico e scarico. Il docente del corso, lo vedete in alto, è Marco Berrettini. Marco è un esperto di rifiuti, da tanti anni si occupa della materia, è un cultore della materia, quindi possiamo definirlo così, perché oltre ad aver lavorato per diversi anni come responsabile all'interno di un impianto, è anche un professionista che si occupa di consulenza, di formazione su questo tema, per cui studia quotidianamente il tema rifiuti e ovviamente il tema oggetto di questo webinar.
Dal punto di vista organizzativo, diciamo, avete a disposizione in basso tre pulsanti, domande e risposte. Lì potete scrivere le domande, le curiosità che durante l'intervento di Marco vi vengono in mente o che possono rappresentare, diciamo, un quesito adattato alla vostra realtà. Alla fine del webinar, dell'intervento di Marco, proveremo a rispondere ad alcune domande. Quelle che non troveranno risposta all'interno del webinar, poi magari organizzeremo altri momenti o proveremo a capire quelle più importanti a rispondervi via mail. La chat invece la utilizzerete solo ed esclusivamente per questioni tecniche ed organizzative. Che ne so, non riuscite a vedere ebbene, insomma, la presentazione, oppure avete problemi con l'audio, eccetera, eccetera, magari la mettete e scrivete direttamente su quel pulsante. Non utilizzate l'alzata di mano perché siamo tanti, ecco, stiamo arrivando a 80 partecipanti, per cui diciamo è difficile dare la parola a tutti. Per cui scrivete in chat, noi leggiamo, ci sono i colleghi e le colleghe dietro le quinte che leggono le domande che fate in chat, per cui poi Marco avrà modo alla fine del suo intervento di poter rispondere ad alcune di esse. Io vi auguro un buon ascolto, auguro a Marco invece un buon lavoro, un buon intervento e ci sentiamo presto e poi Marco vi dirà un po' qual è l'upgrade rispetto al corso che stiamo, al webinar che stiamo ascoltando. Grazie. Grazie Giuseppe e buongiorno a tutti quanti, benvenute e benvenuti. Allora, il tempo che abbiamo a disposizione stamattina non è tantissimo, quindi andiamo subito a iniziare. Che cosa faremo oggi? Di cosa parliamo? Parleremo della gestione rifiuti. Il tema è il registro di carico e scarico, ma diciamo più in generale è la gestione amministrativa dei rifiuti, perché sappiamo bene come poi alla fine, diciamo, non sia solo un fatto di registro, no? Il registro si porta appresso, sapete meglio di me, il formulario di carico e scarico, c'è il MUD che va fatto ogni anno, quest'anno c'è un pochino più di tempo perché si parla di maggio, ci sono novità che stanno arrivando come il Rentry o che sono già arrivate come il ViviFIR. Andremo poi anche a vedere quelli che sono, molto brevemente, alcuni principi di gestione del magazzino, ovviamente del deposito temporaneo prima della raccolta. Perché? Perché in ogni caso anche lì avere un registro di carico e scarico tenuto correttamente, se poi questo non corrisponde a una situazione di magazzino ordinata e rispettosa delle leggi, è un lavoro che purtroppo da solo non basta e quindi dobbiamo anche andare a vedere questi aspetti un pochino più pratici. Illustreremo quello che è lo strumento informatico, quindi la possibilità che vi dà Cobalt di gestire in maniera un pochino meno complessa, diciamo un po' facilitata, con risparmio di tempo, magari guidati in delle procedure con lo strumento informatico che abbiamo sviluppato e che alcuni clienti di Cobalt già utilizzano. Ed infine, se avrete la pazienza di seguire tutto il corso, insomma, di arrivare alla fine, cercheremo di fare in modo che, insomma, che il corso non finisca oggi, ma che ci possa essere un seguito per chi è interessato, per darvi un supporto, per andare a vedere quelli che sono i problemi. Oggi abbiamo un webinar, quindi un qualcosa che è unidirezionale in qualche modo, no? Sono io che parlo e voi che ascoltate, ma a noi piace personalizzare gli interventi, fare un vestito su misura, ci pensiamo più come dei sarti, no? Che cercano di personalizzare quello che fanno e quindi poi vi daremo modo alla fine del corso. Vi daremo degli strumenti in maniera tale che chi di voi è interessato, che ci ha bisogno, possa avere un qualcosa che sia un pochino più personalizzato rispetto alle indicazioni che sono un po' più generali, che sono quelle che vado a darvi adesso. Allora, se voi parlate di registro di carico e scarico rifiuti, ma più in generale di rifiuti, spesso purtroppo si parla di guai. Io ho fatto l'altro giorno, mentre stavo preparando il corso, un esperimento molto semplice, no? Sono andato su Google News. Ho scritto registro carico e scarico di rifiuti per vedere quello che usciva fuori. Beh, in buona parte escono fuori problemi, cioè escono fuori sanzioni, escono fuori denunce. Quindi l'atto in cui comunque andiamo a gestire il registro di carico e scarico è anche una responsabilità, perché se non lo facciamo bene, poi ci possono essere delle sanzioni, che sono sanzioni anche abbastanza
salate, diciamo, o addirittura ci possono essere delle denunce. Io ho selezionato tre ritagli di giornale, passatemi il termine. Vedete, intanto sono un po' in tutta Italia, no? Abbiamo Palermo, Campania e Ceppedo, che è una località, a quanto ho capito, vicino Firenze. Nel primo caso avevamo che non c'era una corrispondenza tra quello che erano i residui di lavorazione, in questo caso del legno, e il registro di carico e scarico dei rifiuti, e quindi vedete, abbiamo avuto per il povero falegname, diciamo, una denuncia e addirittura così una citazione sul giornale. Abbiamo avuto una officina anche qui dove il registro di carico e scarico non era proprio compilato, e quindi il titolare della ditta è stato denunciato per il deposito incontrollato di rifiuti e si è preso 4.000 euro di sanzione. E poi abbiamo qui un'altra situazione, anche qua in officina, una situazione simile dove non c'era, vedete, nessuna documentazione riguardante la modalità di smaltimento, mancava il registro di carico e scarico che consentisse di ricostruire l'epoca del deposito, e a questo punto ovviamente sono scattati dei provvedimenti. Quindi vedete che è importante avere un deposito di rifiuti ordinato sicuramente, quindi diciamo così, l'occhio vuole la sua parte, no? Bisogna tenere il magazzino ordinato, bisogna rispettare le regole, poi andiamo a vedere quali sono. E poi però ci deve essere una corrispondenza sulla carta, sul registro e con ovviamente i formulari quando i rifiuti vengono portati via. In questo modo siamo a posto. In caso contrario, rischiamo che uno di questi titoli magari tra qualche tempo possa riguardare anche noi. Quindi è un pericolo che cercheremo in qualche modo di scongiurare, di aiutarvi a gestire. Altra cosa importante, ovviamente le slide le avrete dopo il corso. Proprio perché avrete delle slide dopo il corso, ogni tanto sulle diapositive che proietto vedrete che c'è molto testo. Quando si fanno le diapositive, una cosa che sappiamo bene noi che facciamo formazione e consulenza è che di solito nelle diapositive non si deve mai mettere troppo testo, perché troppo testo annoia, no? Poi vi stufate, magari cominciate a pensare ad altro. Io però in qualche diapositiva ho messo molto testo, non perché vi voglio annoiare, ma perché siccome queste diapositive vi rimarranno, adesso io scorre molto velocemente questo dove c'è parecchio testo, però ecco, se magari avete un dubbio, per esempio sulle sanzioni, in un paio di diapositive ve le ritrovate anche, no, tra una settimana, tra un mese, tra un anno, sperando che non cambi troppo la normativa, possono essere uno dei riferimenti. In ogni caso, vedete che tipicamente le sanzioni sono l'abbandono di rifiuti, quindi il fatto che il rifiuto non venga gestito. L'abbandono dei rifiuti non è necessariamente il fatto che buttate il rifiuto in un fosso, è anche il fatto che i rifiuti sono gestiti male, diciamo, in magazzino. La gestione non autorizzata, che è quando non avete le autorizzazioni necessarie, e addirittura la discarica abusiva. La discarica abusiva è un po', come dire, il caso più grave dell'abbandono di rifiuti, va bene? Quando veramente le cose non funzionano, però bisogna stare attenti perché nel reato di discarica abusiva si può cadere anche per quello che i giuristi chiamano il combinato disposto. Cerco di spiegarmi meglio. Le sanzioni stanno tutte nel 152. In teoria, in pratica no, perché? Perché intanto negli anni alcune cose sono state messe anche nel codice di procedura penale e quindi non basta guardare il testo unico ambientale. Poi bisogna fare attenzione quando diversi aspetti si combinano. Vi faccio un esempio molto pratico. Immaginiamo che abbiamo un rifiuto da una parte, va bene? Immaginiamo che questo rifiuto sta lì da molto tempo. Allora, la normativa sulle discariche, che è tutto un altro decreto, vi dice che si parla di discarica dopo 3 anni di stoccaggio. Quindi se avete un rifiuto da molto tempo che magari per errore vi è rimasto lì, ecco che quella è una discarica. Voi non siete autorizzati alla gestione di una discarica e quindi state facendo, magari in buona fede, magari non ve ne siete veramente accorti, la discarica abusiva. Quindi vedete che ci vuole poco, perché poi si passa da una sanzione come l'abbandono di rifiuti, che tutto sommato è piccola, no? Perché sono 300 euro. Se una volta nella vita vi prendete 300 euro di multa nella gestione di un'azienda, alla fine possiamo dire, no, che fa parte un po' dei costi aziendali, così come può capitare andando in giro di prendere una multa per eccesso di velocità. Però capite bene che se poi non gestiamo bene il magazzino e scivoliamo nella gestione non autorizzata o addirittura nella discarica abusiva, abbiamo l'arresto fino a 3 anni, l'ammenda fino a 52.000 euro, cioè parliamo talmente di un'altra cosa. Allo stesso modo, vedete anche qua, se il registro dei rifiuti non ce l'avete proprio perché non l'avete fatto, vedete che se sono rifiuti non pericolosi si arriva fino a 15.000 euro. Se sono rifiuti pericolosi, se non avete registrato, se non siete andati in Camera di Commercio a bollare il registro di carico e scarico e non lo tenete, si può arrivare anche a 90-100.000 euro di sanzione, no? Quindi sono pesanti le sanzioni, bisogna fare molta attenzione.
c'è il trasporto senza formulario, via dicendo. Quindi questo è il quadro delle sanzioni. Non vi spaventate, insomma, se le cose sono gestite bene le sanzioni non arrivano, però ecco, è bene sapere che le sanzioni ci sono e in qualche caso possono essere pesanti, quindi dobbiamo fare sul serio quando parliamo di rifiuti, dobbiamo fare molta attenzione. Ovviamente non vi voglio dare soltanto cattive notizie, vi voglio dare anche qualche buona notizia. La buona notizia ovviamente è che siamo qui per darvi una mano. Chi di voi utilizza già i servizi di Cobalt? Ho visto che qualche iscritto al seminario è anche un socio Cobalt. Le cose sono un pochino più semplici. Perché? Perché abbiamo degli strumenti di gestione informatica che si integrano molto bene con tutta una serie di servizi che fa Cobalt. Sono strumenti che consentono di risparmiare tempo, sono strumenti che sono aggiornati con il passare della normativa, quindi sono sicuramente una possibilità. L'altra possibilità, ovviamente ve l'ho detto già all'inizio, è la consulenza che possiamo fare su misura, quindi insomma vi possiamo dare una mano. La prima mano che vi diamo è questo webinar che facciamo stamattina, poi chi di voi reputa insomma che siamo degni di fiducia ci può... Possiamo provare a fare un pezzetto di strada insieme. Di cosa parliamo oggi? Brevemente, questo è l'indice, diciamo così, dell'intervento di oggi, di quello di cui andremo a parlare. Allora, come dicevo, una buona parte sarà sulla gestione amministrativa dei rifiuti, quindi parleremo del registro di carico e scarico, parleremo dei formulari e del VVFIR, che è una sorta di formulario semi-virtuale, diciamo così, poi vediamo bene cos'è. Cercherò di darvi qualche anticipazione sul Reentry. Il Reentry, per chi di voi non lo sa e magari si perde con l'acronimo, è praticamente un sistema che dovrebbe sostituire in digitale, quindi su computer, tutta la tracciabilità che c'è oggi. Noi oggi abbiamo una tracciabilità che è fatta dai registri di carico e scarico e dei formulari, no? Quindi tutta su carta. Considerate, è una tracciabilità che risale al 1998, sono passati 24 anni, quindi si sta cercando di fare una nuova tracciabilità digitale. Si spera che si sia imparato dagli errori del SISTRI, perché chi è del mestiere da qualche anno si ricorderà il SISTRI, che è stato un momento nel quale tutto quello che poteva non funzionare non ha funzionato, probabilmente perché era stato impostato male. Il Reentry sta nascendo, secondo me finora c'è motivo di essere, non dico ottimisti, ma quantomeno insomma sperare che non si ripetano i disastri del passato. Vi darò qualche informazione sul mondo 2022, non ce ne sono tante in realtà per voi che fate semplicemente la produzione di rifiuti, tutto sommato è come l'anno scorso, anzi meglio perché c'è più tempo. Daremo le regole per la gestione del magazzino, come abbiamo detto, quindi regole per il deposito temporaneo, e poi vi farò vedere un po' di quello che è lo strumento di gestione del magazzino che abbiamo sviluppato noi e che potrete eventualmente anche valutare di adottare. Alla fine cercherò di rispondere a qualche domanda, come ha detto Giuseppe, poi laddove non riusciamo cercheremo in qualche modo di recuperare, vediamo se organizzare un altro evento, vediamo se mandare le domande via mail oppure metterle a disposizione da risposta magari in qualche spazio condiviso su internet, vediamo insomma, decidiamo in base a quello che sarà insomma il vostro riscontro. In questa slide, che spero vi sarà utile anche dopo il webinar, ho cercato un po' di chiarire la tracciabilità, no? Quella che vi dicevo che è fatta con la carta. Anzitutto, a che serve questa tracciabilità? Beh, la tracciabilità servirebbe per due ragioni. La prima, per controllare quello che succede, no? Quindi per sapere se il rifiuto è stato gestito correttamente in ogni sua fase. E poi serve anche per ragioni statistiche, cioè tutti quanti i dati vengono estratti e finiscono al Catasto Nazionale dei Rifiuti. Questa è un'istituzione che serve soprattutto al decisore politico, al legislatore, perché in base all'andamento della produzione, della gestione dei rifiuti, chi ci governa sa quanti rifiuti vengono prodotti, che tipologia, se ci sono particolari esigenze impiantistiche magari da soddisfare, se ci sono rifiuti che vengono prodotti molto poco, insomma è uno strumento utile e tutti quanti contribuiamo al Catasto Nazionale dei Rifiuti. Che cosa succede quando andiamo a smaltire un rifiuto? Succede che il produttore fa un formulario, come sapete, in quattro copie. Queste copie poi viaggiano dal trasportatore fino all'impianto e poi la famosa quarta copia torna indietro al produttore per consentire al produttore di dimostrare che ha smaltito il rifiuto in maniera corretta all'impianto, no? E quindi quando il formulario è stato firmato dall'impianto, a questo punto di fatto cessa la responsabilità del produttore e la responsabilità
va in mano all'impianto, salvo ovviamente che non ci sia una qualche malafede, no? Un qualche accordo, diciamo, truffaldino tra produttore e impianto, ma ovviamente non è il caso di noi oggi che stiamo facendo questo incontro. Contestualmente alla produzione del formulario c'è un registro di carico e scarico, è dove vengono registrate le operazioni, quindi il produttore scriverà quando si carica un rifiuto in magazzino, quindi quando lo produce, e poi quando lo scarica, cioè quando lo porta via. Il trasportatore segnerà le operazioni relative al trasporto e l'impianto si carica a sua volta il rifiuto che viene prodotto. Tutti questi movimenti di registro l'anno successivo vengono, diciamo, scaricati, vengono incorporati dentro al MUD. Il MUD è un altro acronimo che vuol dire praticamente la dichiarazione ambientale, no? Il modello unico di dichiarazione, quindi la dichiarazione che si fa è un po' come la denuncia dei redditi. A fine anno, diciamo così, l'anno nuovo si fa una somma di tutti i rifiuti che sono stati prodotti. Tutti questi dati poi aggregati finiscono, come abbiamo detto, al Catasto Nazionale dei Rifiuti, e da lì c'è tutta la statistica di cui ha bisogno il decisore politico. Più in concreto, il registro cronologico di carico e scarico, che cos'ha? Intanto il registro cronologico, quindi va compilato di volta in volta, no? Man mano che nel corso dell'anno andate a produrre rifiuti oppure rifiuti li portate via. È un rifiuto che deve essere bollato dalla Camera di Commercio, quindi non potete, diciamo così, fare come volete, no? C'è un modello approvato dalla legge e ci deve essere il bollo della Camera di Commercio che in qualche modo attesta che è un documento vero, diciamo, che non è falso. La bollatura è gratuita in ogni caso, ma ovviamente ci dovete perdere un po' di tempo per andare in Camera di Commercio. E per ogni rifiuto andrete a indicare che cosa? La quantità di rifiuti che avete prodotto, la natura e l'origine di questi rifiuti. Se uno ha un impianto, anche i prodotti e materiali ottenuti, ma non è il caso, diciamo, di questa mattina. E poi, quando portate via il rifiuto, metterete anche gli estremi del formulario di identificazione. In questo modo, che succede? Che sul registro mettete gli estremi del formulario, sul formulario mettete gli estremi del registro, e a questo punto i due documenti sono in qualche modo legati indissolubilmente e consentono a chi fa controlli di fare la tracciabilità. Questo registro di carico e scarico si gestisce sostanzialmente con le stesse regole dei registri dell'IVA, e in particolare ci sono due raccomandazioni. La prima, ovviamente, della conservazione, che va conservato presso il produttore, presso la sede dove il rifiuto viene prodotto. Se siete una ditta che ha più sedi, a questo punto avrete più registri, no? Diciamo che abbiamo una sede a Milano, una sede a Roma, avremo un registro per l'unità locale, diciamo, l'unità operativa di Milano e uno per Roma. E poi vanno conservati per un tempo definito dalla legge, che è 3 anni. Fino a un po' di tempo fa era 5 anni, è stato abbassato a 3 anni, quindi dovete avere i registri almeno adesso siamo nel 2022, diciamo che dal 2019 ad oggi ce l'avete. I registri del 2018 e 2017 in questo caso non sono più necessari, quindi volendo li potete anche buttare via. Non c'è scadenza per le discariche, perché le discariche sono degli impianti particolari, ma insomma non ci sono gestori di discariche stamattina, quindi non è qualcosa che ci interessi questo aspetto. Questo registro di carico e scarico, come dicevo, è un modello che è stato approvato con un decreto del 1998, e che cosa ci dice? Vedete che è praticamente, no, un diario di bordo di quello che viene fatto. Allora, le operazioni possono essere di scarico o di carico. L'operazione di carico vuol dire che voi vi caricate in magazzino il rifiuto. Quindi oggi andate a produrre un rifiuto, avete 10 giorni per scrivere sul registro di carico e scarico che avete prodotto quel rifiuto, e questi 10 giorni quindi li potete utilizzare intanto per lavorare con calma e non avere troppa fretta, e poi, se è il caso, anche per accorpare, no? Diciamo che oggi andate a produrre 100 kg di un rifiuto, domani producete altri 100 kg dello stesso rifiuto, magari dopodomani fate un unico movimento da 200 kg, è una cosa che si può fare, insomma. Dovrete andare a dire quindi il codice del rifiuto, che è, come sapete, un numero composto da 6 cifre. Non c'è tempo oggi per vedere il codice, ma insomma, se c'è bisogno, ovviamente vi possiamo anche supportare su questo. La descrizione del rifiuto, lo stato fisico, cioè se è un liquido, un solido, che cos'è, e le classi di pericolosità, cioè se si tratta o meno di un rifiuto pericoloso. Diciamo che, bene o male, tutte quante le voci del registro sono abbastanza intuitive. È importante però compilarlo correttamente. Se c'è un errore, non è la fine del mondo, un errore si può fare, quindi se avete registri con qualche errore va bene, fate una correzione appenda. L'importante è sempre che sia tutto chiaro,
trasparente, cioè chi venga a controllare capisca quello che è successo, capisca anche che vi siete sbagliati, insomma non succede nulla. Quando portate via un rifiuto, fate uno scarico dal magazzino, a questo punto se andate a vedere sulla colonna di sinistra, vedete che cosa? Che dovete mettere il numero di formulario, che ovviamente è solo per lo scarico, non per il carico, dovrete mettere il riferimento dell'operazione di carica, cioè dite sì, porto io questo rifiuto, ma è riferito a questa produzione che avevo fatto, perché ovviamente portate via quello che avete prodotto. E poi ci sono altri spazi da compilare. Notate che è importante indicare anche la quantità, questo è qualcosa di cui ho avuto modo di parlare qualche volta con i miei clienti e produttori. Allora, se non avete una bilancia che vi consente di pesare in maniera esatta e per i conti che vi fate, vi affidate all'impianto finale, va benissimo, però comunque un peso lo dovete mettere. Metterete magari un peso indicativo, stimato di quello che è, e poi nelle annotazioni eventualmente potete scrivere successivamente, no? L'impianto ha pesato, il vero peso è questo qui, va benissimo. L'importante, ripeto, è che sia tutto compilato, perché ci sono delle sanzioni anche, abbiamo visto, se il registro non è compilato, quindi evitate di lasciare vuoto quello spazio solo perché non lo sapete. Un peso anche stimato è importante che lo andate a mettere, altrimenti siete a rischio sanzioni. Il formulario è essenzialmente un foglio A4, quindi per vederlo meglio ve l'ho spezzato in due in questa presentazione. Diciamo nella parte superiore del formulario che dati ci sono? Ovviamente il numero del formulario, che è una sorta di numero di targa univoco, diciamo così, no? Quindi lo assegna la tipografia quando viene generato. Ci sono gli spazi per il produttore del rifiuto, il destinatario e il trasportatore. Nel spazio del produttore vedete che dovete indicare l'unità locale, cioè il posto dove effettivamente è stato prodotto il rifiuto. Quindi se siete una ditta che ha la sede a Milano, ma il rifiuto viene prodotto a Napoli, dovete indicare l'unità di Napoli. Il destinatario, quindi dove lo portate, notate che ci sono gli spazi per l'autorizzazione, questi sono importanti. È importante accertarsi di due cose, sia che l'impianto sia autorizzato a gestire quello specifico codice CER, e sia che abbia un'autorizzazione in corso di validità. Queste incombenze sono in capo al produttore e nel caso in cui non l'abbiate verificate, rischiate di avere la gestione illecito del rifiuto e quindi di essere sanzionati. Se posso permettermi un consiglio, oltre a questa cosa qui, che è il minimo che sta scritto sul formulario, è bene sempre dare una letta alle autorizzazioni, perché magari ci possono essere delle prescrizioni che sono state date all'impianto. Non so, una prescrizione, per esempio, potrebbe essere che ci deve essere un'analisi del rifiuto e va fatta ogni 6 mesi oppure ogni anno. Sono delle cose che comunque non sono nella legge, ma sono, diciamo, nella disponibilità dell'impianto. E quindi ovviamente le dobbiamo tenere conto. Il trasportatore, stesso discorso, ovviamente il trasportatore ha un'autorizzazione rilasciata dall'albo gestore ambientale che bisogna controllare prima di affidare il rifiuto, e poi c'è uno spazio per annotazioni che è essenzialmente un campo libero. Faccio una piccola aggiunta sulle annotazioni che non è contenuta nel decreto, diciamo, non è contenuta nel decreto ministeriale, ma in altre normative. Se avete un rifiuto in ADR, quindi un rifiuto pericoloso sottoposto a una normativa specifica per il trasporto su strada, qua potete mettere le informazioni che mancano e quindi avere un documento conforme anche per il trasporto di merci pericolose su strada. Nella slide successiva, invece, andando avanti, abbiamo la seconda parte, quindi la parte inferiore, diciamo, del modello di formulario. In questo caso andrete a mettere le caratteristiche del rifiuto, quindi la descrizione del rifiuto, che non è necessariamente la descrizione del catalogo europeo dei rifiuti, perché alcune descrizioni del catalogo europeo dei rifiuti sono descrizioni generiche. Qui potete mettere, se volete, anche una descrizione un pochino più dettagliata. Il codice del rifiuto l'abbiamo visto prima, lo stato fisico può andare da 1 a 4, 1 vuol dire polverulento, 2 solido non polverulento, 3 un fango, 4 è un liquido. Le caratteristiche di pericolo e via dicendo, vedete, sono diciamo delle indicazioni un pochino più tecniche, se vogliamo, qua. In fondo c'è lo spazio per la firma del destinatario, oltre che per la firma degli altri, diciamo, degli altri soggetti, e lì vi dovrà tornare la famosa quarta copia, quindi firmata dall'impianto, che può accettare o respingere il carico, insomma, sperando che normalmente lo accetti. Allora, poi
L'altra cosa di cui volevo parlare è il Vivifir. Il Vivifir è un'innovazione che è stata fatta in tempi abbastanza recenti, mi sembra un paio di anni fa, se non ricordo male. Che cos'è il Vivifir? È un applicativo che vi consente di risparmiare due cose. Il primo, di comprare il formulario, no? Perché uno può andare da un negozio di fornitori per ufficio e comprare un blocco di formulario. Ecco, se volete questa cosa la potete evitare. Vi risparmia anche il viaggio alla Camera di Commercio per andare a dirimare il formulario. Che succede? Andate sul sito di Vivifir, vi registrate con lo SPID e potete andare a generare questo formulario virtuale. È un formulario, un PDF uguale in tutto e per tutto al formulario che vi ho fatto vedere, c'è soltanto una differenza, c'è questa specie di dimadura virtuale, vedete quella che vi ho evidenziato, diciamo, su questa diapositiva. Lo stampate in due copie che firmate in originale, la prima copia rimane al produttore, la seconda copia è quella che rimane al destinatario del rifiuto. Le altre due copie sono delle fotocopie praticamente che vengono fatte all'arrivo e quindi sono fotocopie che rimangono anche al trasportatore. È interessante vedere questo Vivifir perché al momento quello che si sta facendo con il Rentry è più o meno un Vivifir, un pochino più, diciamo, un po' più dettagliato. Quindi è interessante, se siete curiosi, magari potete andare a provare a generare un formulario virtuale con l'applicativo Vivifir. È interessante vederlo, dicevo, perché ci dà un po' un anticipo di quello che probabilmente sarà il futuro, diciamo. E del resto anche un recente provvedimento che è stato fatto dall'Albo, che serve a gestire i rifiuti che vengono prodotti dagli autospurghi, va più o meno in quella direzione. Quindi diciamo che il Vivifir è un piccolo anticipo sul futuro che verosimilmente ci aspetta nei prossimi anni. Parliamo brevemente di Rentry. Che cosa possiamo dire sul Rentry? Tanto poco, dipende come uno la vede. Mi spiego meglio. Il Rentry al momento è un prototipo, va bene? Quindi che cosa vuol dire che è un prototipo? Che quello che vediamo oggi è un qualcosa che si sta sviluppando in corso d'opera, che magari non sarà così lo stesso quando a fine anno, o se non è più verosimilmente all'inizio del prossimo anno, diciamo nei prossimi mesi, andrà effettivamente in vigore. Ci sono però dei punti fermi che possiamo dire. Sicuramente non cambia la norma primaria, quindi tutti quelli che sono gli obblighi, tutte quelle che sono le cose più grandi rimarranno così come sono. Il Rentry, diciamo, è uno strumento, ma gli obblighi a carico degli operatori, tutto quello che diciamo oggi, in buona parte sarà ancora valido anche con il Rentry. Per il momento sicuramente rimane anche il MUD, e altre cose che stiamo vedendo dalla sperimentazione, dal prototipo, c'è un doppio binario per i non pericolosi, nel senso che l'orientamento sembra essere quello di partire con il Rentry soltanto per i rifiuti pericolosi, decisione che è stata segnalata, insomma, è opinabile, perché in questo modo si creano doppi adempimenti, soprattutto per chi fa la gestione dei rifiuti, ma al momento questo è. Ci sarà probabilmente dei criteri di gradualità, quindi all'inizio il Rentry interesserà soprattutto le imprese un po' più grandi, piccole imprese, artigiani, è probabile che abbiano più tempo per adattarsi al Rentry e quindi, diciamo, avranno un tempo congruo per andare a disposizione. Come vi dicevo, c'è una vidimazione virtuale tipo Vivifir, quindi a questo momento quello che fa il Rentry è rendere virtuali il registro e il formulario, quindi trasferire su computer in cloud, di fatto, quello che oggi è di carta. Per il resto non cambia moltissimo. Il concetto di base rimane lo stesso, quindi quello che diciamo oggi a livello logico avrà senso probabilmente anche con il Rentry. Vi manderò insieme alle slide anche un link a una presentazione che ha fatto l'Albo, quindi se qualcuno di voi è interessato, perché magari svolge il ruolo da responsabile ambientale e vuole cominciare a informarsi un po' sul Rentry, vi manderemo, oltre alle slide, il link a un webinar che ha fatto l'Albo, un webinar lungo, dura circa 2 ore e mezzo, dove
potete andare a vedere, se siete curiosi, lo stato, diciamo, di attuazione del Ventri. Vi dico, io non vi consiglio di guardarlo, non perché non sia interessante, ma perché siccome al momento è comunque lontano probabilmente da quello che sarà, seguire questa sperimentazione è importante per chi, come me, come noi, insomma, fa magari il lavoro di consulente e deve rimanere aggiornato, insomma, non può rimanere indietro. Per voi che siete utenti, secondo me potete anche aspettare, insomma, che la situazione si definisca un attimo, però se siete curiosi il link ve lo mandiamo. Oh, questa è un'altra di quelle slide bruttissime e terribili, su cui non vi voglio annoiare, vi rimane come riferimento semplicemente. Che cosa possiamo dire sul mood? Una cosa fondamentale, il mood scade il 21 maggio, quindi c'è tempo per presentare il mood. C'è più tempo del solito, perché normalmente si andava a finire alla fine di aprile. In ogni caso, se vi ricordate, se non lo sapete ve lo dico, insomma, anche quando scade il mood, normalmente c'è un periodo di diverse settimane in cui si può comunque presentare il mood pagando una piccola penale di poche decine di euro, quindi insomma il tempo c'è, però proprio perché c'è tempo vi invito a non farlo passare inutilmente, cominciate a pensarci, perché magari ci sono delle piccole incongruenze, degli errori nei vecchi registri di carico e scarico dell'anno scorso, e quindi ci vuole un attimo per far quadrare i conti, per verificare tutto. Cominciate a farlo. Le novità del mood sono sostanzialmente per i gestori di rifiuti. Chi fa il gestore di rifiuto ha delle schede, delle informazioni da dare in più, soprattutto perché, come vi ricordate, l'anno scorso, no, è stato, o 2 anni fa, scusate, ma questa pandemia ogni tanto mi confondo, ma insomma, recentemente è stato dato la possibilità di gestire i rifiuti urbani anche con privati, non solo con il servizio pubblico, e questo crea alcune differenze, diciamo, nella gestione del mood, ma è essenzialmente per chi fa il lavoro di gestore di rifiuti. Se voi siete soltanto dei produttori, tutto quello che avete fatto fino ad oggi con il mood sostanzialmente rimane valido, quindi diciamo l'esperienza acquisita non la perdete, ecco, la potete fare. Ovviamente se avete un problema con il mood e ci volete contattare, siamo ben disponibili a darvi una mano. Dentro questa slide trovate un link, che è il link con le principali novità del mood, ma più o meno ve l'ho riassunto qui, ripeto, non credo che vi interesseranno più di tanto. Vista adesso la parte invece della tracciabilità, della carta, chiamiamola così, andiamo un attimo a vedere velocemente il deposito temporaneo dei rifiuti. Che cos'è il deposito temporaneo? È quando voi in azienda andate a crearvi un'area dove ammucchiate, diciamo così, i rifiuti in attesa che il vostro fornitore se li venga a prendere. Quello è il raggruppamento dei rifiuti, diciamo il deposito temporaneo. È importante che vi ricordiate una cosa: il deposito temporaneo è un regime giuridico di favore, va bene, è un'eccezione, cioè normalmente tutto quello che fate con i rifiuti deve essere autorizzato. Volete spostare un rifiuto? Dovete essere iscritti all'albo gestori ambientali. Volete fare un deposito di rifiuti? Vi dovete fare autorizzare dalla regione o dalla provincia. Una sola eccezione c'è, ed è questa: se siete produttori di rifiuti, siete autorizzati a fare un deposito senza autorizzazione. Siccome è un regime di favore, sussiste il cosiddetto, diciamo, l'inversione dell'onere della prova, cioè se c'è qualcosa che non va, poi non è il controllore che vi denuncia, che deve andare a dimostrare che non siete in regola, siete voi che dovete dimostrare che siete in regola, quindi dovete prevenire, questo è importante, quindi il deposito deve essere inattaccabile, così come deve essere inattaccabile, abbiamo visto prima la carta, per evitare che avete problemi. Come si fa a rendere un deposito inattaccabile? Sostanzialmente si seguono 4 regole, che sono quelle riassunte in questa diapositiva. Allora, il deposito temporaneo, abbiamo detto, sono 4 regole. La prima regola, in realtà, nella maggior parte dei casi non vi interessa, perché è quella relativa ai cosiddetti inquinanti organici persistenti, cioè ci sono delle sostanze pericolose particolari che sono particolarmente inquinanti, le diossine, i PCB, alcuni insetticidi, altre cose, composti chimici particolari. Se avete dei rifiuti che contengono quel tipo di composti, dovete fare un'attenzione in più, ma in realtà non sono neanche attenzioni particolari, dovete semplicemente gestire questi rifiuti, diciamo, con attenzione alla salute dell'ambiente, non è niente di che. In ogni caso, se non sapete cosa vuol dire POP, se non sapete cosa sia un inquinante organico persistente, è perché verosimilmente non li avete in azienda, e quindi diciamo che questa prima regola la potete un pochino ignorare. Per il resto,
Ci sono tre regole. La prima regola è il limite di tempo e volume, quindi o smaltite i rifiuti ogni 3 mesi senza quantitativi massimi, oppure vi date un quantitativo massimo che poi andiamo a vedere e a quel punto potete smaltirli i rifiuti entro un anno da quando li avete messi in deposito. Questa è la prima regola, quindi il limite di tempo e di volume. La seconda regola è che i rifiuti devono essere messi per categorie omogenee. Che vuol dire categorie omogenee? Fondamentalmente i codici ER, oppure come si diceva una volta i codici CER. Quindi se avete un imballaggio di carta, codice 150101, lo dovete mettere ben distinto da un imballaggio di metallo, codice 150104, e a loro volta distinto dagli stracci, codice 150202, eccetera, eccetera. Quindi devono essere ben separati. Perché? Perché la miscelazione di rifiuti è vietata ed è sanzionata, quindi dovete evitare di andare a mescolare rifiuti, perché altrimenti siete passibili di sanzione. L'ultima cosa che dovete fare sono le etichette, cioè si deve capire insomma quello che avete in magazzino, ci devono essere le etichette. Ok? Sono, quindi abbiamo detto, 3 mesi, per cui sia che avete rifiuti pericolosi, sia che avete rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalle quantità che avete in deposito, che sia 1 chilo, che siano 100.000 kg, è uguale. Se ogni 3 mesi portate via il rifiuto, sicuramente non vi dice niente nessuno. È una cosa che va bene. Ovviamente questo discorso è ideale soprattutto per chi produce grandi quantitativi di rifiuti. Se io ho 50 kg di stracci, che ne produco 1 chilo al mese, non è che posso, no, ogni mese farmi venire a ritirare il rifiuto dal fornitore. Perché? Perché mi viene a costare tantissimo. Allora, in quel caso posso arrivare fino a 12 mesi di stoccaggio, con però dei vincoli per quanto riguarda le quantità. Quindi, se ho rifiuti pericolosi, il limite massimo è di 10 metri cubi di rifiuti che posso gestire fino a 12 mesi. Se invece ho anche rifiuti non pericolosi, il limite massimo è di 30 metri cubi, di cui sempre 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, quindi posso avere, che ne so, 24 metri cubi di rifiuti non pericolosi e 5 di pericolosi, per esempio, una combinazione di questo tipo qua. In questo caso, ovviamente, abbiamo detto 12 mesi di tempo. È importante, ricordatevi, ripeto, che siete in un regime di favore, quindi la prova che siete in regola è a carico vostro, e siccome è a carico vostro, abbiate sempre cura di avere i registri e i formulari che dimostrano che siete a posto e che quindi che quegli imballaggi che avete in magazzino li avete caricati meno di un anno fa, per capirci, oppure che ne state gestendo un quantitativo minore di quanto riportato in questa slide, e a questo punto state a posto, non ci sono problemi. L'altra cosa che vi dicevo per l'etichettatura: allora, il mio consiglio è di etichettare sempre i rifiuti in magazzino, sia pericolosi che non pericolosi, in maniera tale che sia ben chiaro. Questa cosa è di aiuto sia per chi viene a fare i controlli, sia per voi che gestite il magazzino. Cura particolare, però, la dovete riservare a quei rifiuti che sono rifiuti pericolosi. Perché? Perché la norma prescrive che il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Quindi è una sorta di punto d'unione tra la normativa rifiuti e la normativa della sicurezza. È un punto critico perché? Perché in realtà i criteri per definire qualcosa pericoloso nel mondo dei rifiuti sono criteri diversi da quelli usati per definire pericoloso una sostanza chimica, va bene? Non sono esattamente sovrapponibili, quindi potreste avere dei casi in cui un qualcosa è, non so, tossico come rifiuto, ma non tossico come sostanza pericolosa e viceversa. In questo caso, quindi, andare a scegliere l'etichettatura non è banale. Ovviamente, se avete dubbi, siamo qui a disposizione per risolverli. Il consiglio che mi sento di dare in via generale è un minimo di cautela, cioè se avete dubbi se questa cosa sia meno pericolosa, nel dubbio l'etichetta ce la mettete, non è un problema, però con buon senso, senza esagerare, non è che tutto diventa pericoloso. Le cose diventano pericolose se effettivamente lo sono e se ci sono diciamo, delle motivazioni tecniche concrete, però se state in un caso un pochino ambiguo, se ci mettete un'etichetta in più, male non vi fa. Questo è il discorso che possiamo fare. Ok, allora, questo era per quanto riguarda diciamo la gestione dei rifiuti. Vedo che sono arrivate
alcune domande. Marco, sono arrivate quattro domande, non sì, so se sì. vogliamo Provo a intanto rispondere a rispondere. quelle, oppure io farei una cosa, Sì. farei vedere subito, diciamo, la tenuta informatica dei registri e poi magari rispondiamo alla fine, no? Ok, sì. Va benissimo. Allora, andiamo, quindi interrompo la condivisione di queste slide, andiamo a vedere lo strumento del registro, se mi ricordo dove l'ho messo, eccolo qua. Ok, allora, questo è l'accesso all'area riservata. Quindi diciamo che operativamente non è che dovete fare niente di straordinario, c'è un link a un sito internet, vi chiede password del nome utente, che vi saranno dati dopo la registrazione, dopo che avete, diciamo, acquisito attraverso un contratto l'utilizzo di questo registro, e poi andate a autenticarvi presso quest'area. Adesso vi faccio una precisazione, quello che andremo a vedere stamattina è un registro, diciamo, in un'area di prova, va bene? Quindi i dati che vedete sono dati inventati, diciamo così, è soltanto un'area di prova. Ci potrebbero essere delle piccolissime differenze con quello che state usando, se qualcuno di voi questo strumento già lo utilizza, ma sono differenze veramente poco più che estetiche, la sostanza rimane tale. Ok, quindi andiamo a fare il primo passo, che è banale, abbiamo detto l'accesso con nome utente e password. Una volta che accediamo abbiamo un menu di scelta. Il registro si trova nella parte anagrafica generale, quindi cliccando su anagrafica generale, vedete, abbiamo la schermata di accesso dove ci dice i nostri dati, in questo caso sono dati fittizi, insomma inventati. Qui sul menu di sinistra abbiamo una serie di comandi che possiamo lanciare, in particolare andiamo a vedere il registro di carico e scarico, vedete, basta cliccare e si apre la finestra relativa al registro di carico e scarico. Allora, una cosa da notare intanto, prima di entrare nel registro per prove, vedete che sulla finestra d'ingresso vi fa selezionare la sede. In quest'area di prova noi abbiamo una sede soltanto, per semplicità, perché tanto è un'area che usiamo per fare un po' di prove, però se avete più sedi il registro vi consente di avere una gestione centralizzata, diciamo, e questa cosa può essere oggettivamente molto comoda. Quindi vi fa selezionare la sede, in questo caso, ripeto, ce n'è soltanto una, e andiamo a vedere quella che è la schermata principale per gestire il registro di carico e scarico. Vedete che qui abbiamo già una serie di movimenti virtuali che abbiamo fatto, che sono movimenti di prova, e abbiamo una serie di comandi che stanno qua sopra. Vedete, c'è questo bottone con il più, qui in alto a destra, inserisci movimento, quest'altro bottone che serve per aggiornare il registro quando ci sono dei movimenti di carico e scarico, e via dicendo. Insomma, ci sono un po' di comandi. Intanto una cosa che mi sembra interessante da farvi vedere è questa qui, il magazzino. Se clicchiamo qui su magazzino si apre quest'altra schermata che spero si veda bene. Allora, questa è la situazione di magazzino. Vi ricordate che vi ho detto prima che dobbiamo stare attenti a che cosa? A quanto è vecchio il nostro magazzino, perché un magazzino troppo vecchio è sanzionabile, e dobbiamo fare attenzione anche a non superare determinati quantitativi, no? Che possono essere 10 metri cubi di rifiuti pericolosi e via dicendo. Da questa schermata abbiamo già un quadro della situazione che ci consente di vedere. Quindi vedete che nel mio magazzino virtuale io dovrei avere 1000 kg di 16.0601, quindi di batteria al piombo, 350 kg di 15.0101, che sono imballaggi di carta e cartone, e 250 kg di filtri dell'olio 16.0107. Notate bene che il software mi dice eventuali rimanenze al 31-12, che in questo caso non ci sono, e quindi questo già è confortante, no? Perché mi dice a fine anno avevi pulito il magazzino, hai fatto, diciamo, il tuo lavoro, no? E mi consente già di dare un'indicazione. Mi dice quello che ho prodotto e quello che ho portato via. Quindi una contabilità molto semplice, però utile, perché almeno abbiamo a colpo d'occhio il magazzino. È importante questa cosa, se la fate con questo strumento, o anche se la fate con altre modalità, di avere sempre sotto controllo, perché se qua mi risultano 1000 kg di batteria al piombo, bisogna che in magazzino ci siano 1000 kg. Ovviamente noi abbiamo 10 giorni, quindi se invece di 1000 kg sono 1200, magari sono 200 kg che abbiamo caricato l'altro ieri, non li abbiamo ancora registrati, va benissimo, però ci deve essere un minimo di coerenza tra magazzino e registro, altrimenti c'è qualcosa che non va. Questa schermata vi consente di fare un controllo, una sorta di inventario molto veloce, e se vediamo che c'è qualcosa che non va, perché magari ci siamo scordati di registrare il rifiuto, lo possiamo andare a registrare da qui. Se torniamo al registro, poi abbiamo tutti quelli che sono i movimenti. Notate bene che
scorrendo sulla sinistra, per esempio, per il numero di registro 6, questo qui, che adesso sta più o meno a metà schermo, vedete che c'è un numero ordine COBAT, no? In questo caso 465.092. Che cos'è? Questa è un'altra funzionalità interessante che è proprio di questo strumento, cioè abbiamo visto che noi dobbiamo fare il carico e lo scarico dei rifiuti. Lo scarico si fa quando vi portano via il rifiuto. L'integrazione di questo strumento nei servizi che fornisce COBAT è interessante perché se il fornitore, il punto COBAT, mi viene a ritirare un rifiuto, a questo punto io devo semplicemente aggiornare il registro con questo tasto che abbiamo visto prima qui in alto a destra, questo tasto qui, vedete, aggiornamento, aggiorna registro, e lui va a cercare se ci sono dei ritiri che sono stati fatti e mi aggiorna automaticamente il registro. Va bene? Basta cliccare di qua, ti dà una finestra di attenzione, vi dice vuoi continuare? Sì, ok, io dico che voglio continuare. Lui si va a cercare se ci sono dei registri e vedete aggiunte e aggiornate due movimenti. Qui nell'area di prova ci eravamo preparati, in vista del webinar, un aspetto di questo tipo e quindi vedete che andando giù abbiamo due nuovi movimenti che sono stati aggiornati. Questo qua, ad esempio, vedete, è un movimento del 10 febbraio, perché sono le prove che abbiamo fatto prima, è ancora un movimento aperto, ma in questo caso me l'ha compilato. Perché è importante questa cosa? Intanto perché mi risparmio tempo, perché non devo stare a compilare l'ordine. Inoltre è un precompilato, quindi diminuisce le possibilità di errore, diminuisce la possibilità che me lo scordo. Sono delle situazioni interessanti. Ovviamente questi movimenti poi andranno numerati, però intanto diciamo siamo un pochino in vantaggio. Se invece dobbiamo aggiungere o togliere un movimento, a questo punto andiamo ad utilizzare questo tasto, che è il tasto inserisci movimento. Quindi che faccio? Clicco su più, mi si apre una finestra di dialogo. La finestra di dialogo, se vi ricordate com'era la presentazione prima, è praticamente la riproposizione su schermo del registro di carico e scarico. Va bene? Viene simulato qua. Questa cosa ovviamente non può essere altrimenti perché il modello del registro è dato diciamo da un decreto e quindi deve essere conforme alla legge. Però comunque è interessante perché avete una procedura guidata. Quindi, per esempio, se io vado a dire che faccio un carico di rifiuto, guardate cosa succede. Succede che alcune delle voci spariscono, vedete? No? Guardate, se sto su scarico, che ne so, il numero di formulario che sta qua sotto, se io clicco su carico non c'è più. Perché? Perché ovviamente se faccio un carico non ho un formulario a cui riferirmi e quindi il sistema mi toglie le cose che non sono necessarie. Allora, andiamo a fare un carico di prova, così giusto per verificare la funzionalità. Diciamo che ne so, che voglio produrre del vetro 16.01.020 oppure imballaggi metallici 15.01.04. Il sistema automaticamente mi completa la descrizione imballaggi metallici. Devo andare a scegliere lo stato fisico. Vedete che mi dà la descrizione dello stato fisico, quindi comunque mi dà un aiuto. Le classi di pericolosità in questo caso non sono pertinenti. Vado a mettere la quantità, facciamo che ne so, 50 kg di imballaggi metallici. Le annotazioni, se le vogliamo mettere, le mettiamo oppure no. E poi si va a numerare il registro. Anche questa cosa è interessante perché? Perché il sistema mi dice se il numero di registro è già impegnato. Quindi in questo caso, vedete, se io faccio numero 10, il numero 10 mi dice esiste già un altro movimento con questo numero e quindi posso andare a dare un altro numero, per esempio il numero 11, che non c'è. Ovviamente che adesso ho, come dire, volutamente creato l'errore per farvi fare la funzionalità. A questo punto, se non sono convinto di quello che sto facendo, posso fare torno al registro, altrimenti vado semplicemente a salvare e a questo punto avrò un nuovo movimento, il movimento numero 11, vedete, movimento salvato correttamente. Questa è la funzionalità di base del registro, molto semplice, una volta che il movimento non è definitivo ed è aperto, lo posso andare a modificare con questo qua, quindi non lo so, mi sono sbagliato, qualsiasi cosa, posso andare a fare una modifica del movimento. E poi c'è la funzionalità per stampare. La funzionalità per stampare, gli do la data di stampa, vado a fare la stampa, mi propone quest'anteprima qui. Adesso non andiamo a stampare ovviamente, è soltanto una simulazione, però è conforme al registro di carico e scarico. Vi faccio vedere un'altra cosa che è interessante e poi andiamo verso la chiusura, cerchiamo di fare qualche domanda, altrimenti si fa tardi. Allora,
Se adesso vado a chiudere questa finestra, vedete che cosa mi dice il sistema? Mi dice conferma che la stampa del registro è avvenuta correttamente. Ti ricordiamo che in caso di stampa avvenuta correttamente, questa funzionalità non sarà ripetibile. Allora, questa finestra ha due funzioni. La prima ci consente di fare delle prove. Quindi vogliamo vedere come va il registro. Stampiamo su carta riciclata, quello che capita. Poi diciamo che non abbiamo stampato, facciamo a nulla e a questo punto possiamo ripetere il registro sulla carta bollata. La seconda cosa importante è che questo sistema è, come si dice, a garanzia dell'integrità del dato, cioè il sistema informatico è un sistema informatico robusto, quindi questa possibilità che vi dà il sistema di non modificare più è quello che garantisce voi, garantisce anche l'organo di controllo, diciamo così, che siete delle persone corrette, no? Che quindi operate correttamente. Perché? Perché il sistema fa in blocco e quindi non vi consente di modificare. Ovviamente se fate un errore sul registro andrete a fare una correzione appena, quello è sempre possibile, ma il sistema informatico garantisce gli organi di controllo, diciamo, della sua funzionalità. In questo caso diciamo che clicchiamo su annulla e a questo punto semplicemente posso ristampare. Queste sono alcune delle funzionalità del registro. Ovviamente siamo andati un pochino di corsa, insomma ci potrebbero essere altre cose da far vedere. Chi di voi fosse interessato chiaramente può chiederci di approfondire, ma come dicevo prima, a noi ci piace essere esatti, ci piace fare le cose su misura, quindi se vi interessa contattateci e poi lo andiamo a vedere un pochino meglio. Ok, Giuseppe, io vedo che sono le 10:24, quindi direi che possiamo vedere Sì, qualche Marco, domanda magari. sì. Ti togli la condivisione, non so. Ok, perfetto. Ok, allora Allora, sono 14 domande. sì, 14 più una è arrivata in chat. Ok. Allora, io adesso che faccio? Vado a rispondere soprattutto alle domande, quelle un pochino più veloci da vedere, cercando di andare a sgrossare, diciamo, i dubbi più comuni. Poi, come dicevamo con Giuseppe, ci sarà modo comunque di rispondere a tutte le domande. Non vi lasciamo, insomma, a piedi, stare tranquilli. Allora, comincio con la domanda che è in chat. Buongiorno, è obbligatoria la compilazione del registro online se è già stata effettuata la compilazione sul cartaceo? Assolutamente no. Ovviamente quello che fa fede ai fini del Ministero, diciamo così, dei controllori, in attesa che parta questo famoso reentry, è quello che sta su carta. Questo è uno strumento che serve alla fine per portarvi in maniera guidata e più facile a stampare. Quindi, se avete la carta, è sufficiente quella. Dico anche di più, perché forse può essere interessante per qualcuno, forse era un sottotesto della domanda. Il nostro strumento ha una funzionalità che non abbiamo visto per ragioni di tempo, che è di importazione. Quindi, immaginiamo che voglio cominciare a utilizzare questo strumento online a partire dal mese prossimo, da marzo. Ovviamente gennaio e febbraio li ho fatti con la carta. A questo punto abbiamo uno strumento di importazione che ci consente di tenere conto delle giacenze che sono state, diciamo così, scritte prima su carta, ma che non fa fare duplicati. Quindi è una possibilità prevista. Il nostro strumento, diciamo, può convivere anche con la carta se è necessario. Spero di aver risposto in maniera chiara, quindi mi raccomando, l'importante ovviamente alla fine è la carta, e la carta è sempre quella che fa fede. Lo strumento, finché non parte il reentry, serve a darvi una mano, a guidarvi in maniera tale che non fate errori sulla carta, a rendere il tutto più semplice. Poi andiamo a vedere le altre domande. Dunque, nel registro carico e scarico, la sezione intermediario va sempre compilata? No, non va sempre compilata, ovviamente non va mai compilata se avete, come si dice, un carico, perché in quel caso ovviamente non c'è intermediario. L'intermediario è la persona che vi mette in contatto con un impianto, per esempio, che vi presenta, oppure qualche volta può essere una società commerciale che lavora dall'impianto che è stata creata per ragioni loro. Quindi l'intermediario va soltanto indicato negli scarichi, quindi quando portare via il rifiuto, e quello che indicate è praticamente quello che sta scritto sul formulario, di fatto. Quindi se c'è un intermediario, l'intermediario si indica sul formulario e in quel caso ovviamente lo andremo ad indicare anche sul registro, ma non è detto che l'intermediario ci sia. In molti casi l'intermediario potrebbe non esserci. Ok, poi andiamo a vedere un'altra domanda. Qui, quando il produttore ha l'obbligo di avere un numero di autorizzazione, allora il numero di autorizzazione in linea di massima è per il trasporto di rifiuti oppure per la gestione dei rifiuti, quindi per gli impianti. Noi che siamo produttori normalmente non abbiamo un numero di autorizzazione, quindi ovviamente non andremo ad indicare nel formulario. Ci può essere un'eccezione, anzi due eccezioni che vi parlo così per darvi un quadro completo. Allora, la prima eccezione è che nessuno ci vieta ovviamente di prendere un'autorizzazione,
Quindi il deposito temporaneo è questo regime di favore, ma se io determino che produco tanti rifiuti, oppure per altre ragioni mie, mi voglio prendere un'autorizzazione allo stoccaggio, io lo posso fare, vado in provincia, in regione, dico guarda, cara regione, io ho gli imballaggi, io voglio fare autorizzare lo stoccaggio e si fa l'autorizzazione. A quel punto ovviamente lo andremo ad indicare, però diciamo che è un qualcosa che è raro. Io in vita mia le autorizzazioni per i produttori le ho viste magari, non so, per le raffinerie, per gli impianti chimici, cioè per degli impianti molto particolari che hanno bisogno di questa cosa qui, l'acciaieria di Terni, per capirci, c'è uno stoccaggio, ma l'acciaieria di Terni produce quantitativi di rifiuti enormi, insomma, quindi diciamo che normalmente per un produttore l'autorizzazione non c'è. Un altro caso in cui potresti avere l'autorizzazione, ve lo dico per completezza, è nel caso in cui abbiate deciso di trasportare i vostri rifiuti. Se vi trovate a trasportare in conto proprio, come si dice, i vostri rifiuti, perché semplicemente vi fa comodo, ci sono dei casi previsti dalla legge, adesso non è. Sarebbe troppo lungo parlarne nel tempo che abbiamo, ma insomma sappiate che i produttori di rifiuti, che non fanno tante cose, diciamo così, piccoli produttori di rifiuti, eventualmente si possono far autorizzare. È un'autorizzazione molto semplice da ottenere, si chiama l'autorizzazione 2 bis, e vi consente di fare piccole cose con i vostri mezzi. Quindi se uno c'ha, che ne so, consegna del nuovo, mettiamo, no? Siete venditori di qualcosa, consegnate il nuovo, ritirate il vecchio, poi lo. Per le ragioni logistiche, vi fa comodo portare il vecchio direttamente al vostro smaltitore o recuperatore, in quel caso potreste valutare di prendervi una 2 bis, ma nel caso, se siete curiosi, contattateci, ve lo spiego, ma andiamo un po' troppo in là. Allora, poi vedo nel campo dedicato all'intermediazione, interiamo l'autorizzazione del centro di recupero, forse impropriamente. Sì, se ho capito la domanda, sì, ovviamente l'autorizzazione del centro di recupero va indicata nello spazio del destinatario. L'intermediario, tipicamente chi è l'intermediario? È una persona che fa un'attività commerciale, quindi non è uno che ha fisicamente un impianto, è uno che ha un ufficio e quindi fa un'attività proprio di, se vogliamo, di compravendita, no? Ok? Quindi quello è l'intermediario, è la persona che non ha l'impianto. Ci potrebbero essere dei rari casi nei quali per varie ragioni l'impianto è anche intermediario, però io il consiglio che do è questo: guardate il formulario, perché tanto alla fine i controllori guardano il formulario. Se sul formulario c'è indicato un intermediario, lo scrivete sul registro, perché tanto lo scarico lo fate in base al formulario. Se non c'è scritto nulla, semplicemente l'intermediario non c'è, quindi il problema non ve lo ponete. Importante però, mi raccomando, verificate le autorizzazioni. La cosa più facile da verificare è la scadenza, almeno quella, cioè siccome c'è scritta la scadenza sull'autorizzazione, controllate che l'autorizzazione sia ancora in corso di validità, perché ci sono più sentenze della Cassazione che dicono che se vi sbagliate e portate un rifiuto a un impianto che c'è l'autorizzazione scaduta, oppure che non ha quel codice autorizzato, è anche vostra responsabilità. Siete colpevoli, diciamo, di uno smaltimento illecito. Non è difficile farlo, controllare le autorizzazioni. Normalmente se avete un impianto, insomma, grande, errori del genere non ne fanno, però il mio consiglio, per stare tranquilli, le autorizzazioni vanno controllate. Allora, è corretto che il formulario sia prodotto e compilato dal destinatario trasportatore. Allora, la norma dice, e questo in realtà è un principio che vale non soltanto per i rifiuti, ma di fatto vale anche per il trasporto, che il documento di trasporto lo può compilare o il mittente o il trasportatore. Quindi, come trasportatore lo può compilare. È chiaro che se voi avete un destinatario, un impianto che c'è anche una flotta di mezzi, a quel punto vi compila il formulario, va bene, ma ve lo compila non in quanto destinatario, ve lo compila in quanto trasportatore. E ovviamente deve avere l'autorizzazione a fare il trasportatore. Allora, in alto a sinistra c'è una casella con scritto numero di registro, ma si riferisce all'operazione di carico o a quella di scarico. Allora, ricordatevi quello che abbiamo visto sul registro prima. Noi andiamo a indicare il movimento, scusate, il numero di formulario sul movimento di scarico, quindi per garantire la tracciabilità è lì che dobbiamo creare l'associazione, per cui così come sul registro andiamo a scrivere il numero di formulario, in corrispondenza dello stesso movimento di registro lo scriviamo sul formulario, cioè per capirci, oggi faccio uno scarico di imballaggi di carta. Il movimento è il numero 10 del registro, quel numero 10 del registro che corrisponde allo scarico deve andare sul formulario, va bene? Ci deve combaciare. Spero di essere stato chiaro. Nel filo è obbligatorio compilare il campo numero di registro? No, non lo dovete compilare quando mandate via il formulario, lo compilerete quando? Quando il formulario eventualmente vi ritorna, cioè quando lo andate poi ad archiviare, quello sì.
Va bene, ma è una cosa che si fa a posteriori. Quando partite, ovviamente il numero di registro non lo potete sapere, lo scrivete dopo. Vediamo questa domanda qui. Allora, buongiorno. Prima si parlava del registro di carico e scarico e di riferimenti da indicare nello scarico, facendo l'esempio specifico di un carico di batterie giornaliero e singolo. Quando poi smaltisco 100 pezzi, posso indicare solo che lo scarico si riferisce ai carichi dalla A alla O oppure devo allegare un documento? No, si può indicare, questa cosa è una delle cose che avremmo potuto vedere se avessimo avuto un po' più di tempo. Insomma, quando noi andiamo a fare uno scarico sul nostro strumento di registro di carico e scarico, mi fa indicare i movimenti. Quindi mettiamo, se ho capito bene la domanda, che oggi porto via 100 kg di imballaggi di carta ed è relativo a quattro scarichi, no? Ognuno da 25 kg. Nel indicare il carico a cui faccio riferimento nello scarico, dirò movimento 1 da 25 kg, movimento 2 da 25 kg, eccetera, eccetera. L'importante è rispettare il bilancio di massa, cioè ovviamente, no? Se mandate via 100 kg, da qualche parte dovete avere 100 kg in magazzino. Se non ce li avete, fatevi furbi, insomma, controllate nella descrizione del registro, prima fate il movimento di carico, cioè fatevi due conti. Ho portato via 100 kg di batterie, ci resta 100 kg di batterie di magazzino. Se in magazzino vi risultano 80 kg, è perché evidentemente 20 kg vi siete scordati. Non va bene, ma non è la fine del mondo. Scrivete queste 20 kg e poi fate il movimento. Ricordatevi questo, che voi avete 10 giorni di tempo. Quindi, in teoria, se il carico lo scrivere dopo lo scarico non è vietato perché avete 10 giorni di tempo, però oggettivamente è brutto da vedere, no? Che prima portate via una cosa e poi la producete, quindi un po' d'ordine, ecco, un po' di buon senso, insomma. Quindi, però, questo è un principio fondamentale: bilancio di massa. Rispettare un bilancio di massa. Allora, poi la vinimazione può avvenire anche a posteriori, purtroppo no. La vinimazione va fatta prima. Se portate un registro di carico e scarico in camera di commercio già compilato, a meno che quello della camera di commercio sia un vostro amico carissimo, ma questa cosa qui la dico e qui la nego, no, non si può fare, bisogna farli prima, purtroppo, bisogna compilarli prima. L'unica cosa, se vi siete scordati, questo adesso provo a interpretare la domanda, non lo so, ma insomma anche a fare un caso ipotetico, se vi siete scordati di compilare i registri, se c'è qualcosa che non va nei registri, ricordatevi che avete 3 anni, quindi se il registro che non va è un registro di 4 anni fa, potete tranquillamente farlo sparire perché non è obbligatorio conservarlo. Se il registro è più recente, ormai c'è nulla da fare, bisogna solo sperare che non passi in controllo. Che vi devo dire, purtroppo la norma è questa qua, non c'è niente da fare. Ok, sono le 10:36, le domande sono tante. Esatto, Marco, Ripeto. sono tante, proviamo magari a trovare uno strumento di Sì, risposta. non vi lasciamo da soli, tutte le domande saranno, Sì, diciamo. esatto, e saranno evase magari, insomma, via mail, Sì. proviamo a fare, diciamo, una sorta di risposta cartacea, no? Assolutamente sì. E non so se forse Sì, dovevi far vedere l'ultima vi slide, faccio esatto. vedere l'ultima slide per salutarci, insomma, per dirvi anche cos'è che vogliamo, che abbiamo pensato di fare così. Per non lasciarvi da soli. Allora, dopo il webinar, che cosa succede? Come abbiamo detto, le slide ve le mandiamo, quindi state tranquilli, le avete e comunque possono essere una guida per quello che andiamo a fare. Se ci chiamate entro il 28 febbraio, più là no, perché poi insomma diventa difficile, ma insomma avete una decina di giorni di tempo, quindi avete tutto il tempo, contattateci. Vi regaliamo mezz'ora di consulenza gratuita, quindi c'è una domanda un pochino complicata che non abbiamo fatto in tempo a rispondere oggi, ne possiamo parlare durante questa mezz'ora di consulenza. C'è qualcosa che vi viene in mente soltanto dopo, no? L'esprit d'escalier, come dicono i francesi, lo spirito delle scale, vi viene in mente soltanto quando vi siamo salutati, va benissimo, ce la potete chiedere. Avete mezz'ora di consulenza, è gratis, sfruttatela, prendiamo un appuntamento, anche semplicemente virtuale come abbiamo fatto stamattina, ci parliamo e ci conosciamo. Vi invito a pensare a quelle che sono le vostre esigenze, perché lo ripeto ancora, ci piace fare un lavoro su misura, quindi pensate bene a quello che vi serve un consiglio sul deposito temporaneo, magari ci avete dei dubbi, volete vedere meglio come funziona questo benedetto registro fatto con questa modalità virtuale, vi facciamo una demo un pochino più personalizzata, magari una ricerca che fate voi, avete dubbi, non so, sul trasporto di merci pericolose, qualsiasi cosa vi venga in mente. Siamo qua, se una cosa non sappiamo rispondere, vi diciamo di no, ma insomma, qualcosina lo sappiamo fare, quindi chiamateci entro i prossimi 10 giorni e vi fissiamo un appuntamento senza nessun impegno, senza nessun costo aggiuntivo.
Giuseppe, che dici? Penso che... Grazie Marco. Allora, vedo che arrivano domande. Trovate tutte le indicazioni su come chiamarci, come contattarci nella mail che riceverete con le slide e con l'altro materiale didattico che vi ha presentato Marco. Per cui non abbiate problemi, non abbiate insomma, pensiero rispetto al fatto che non vi rintracciamo. Abbiamo i vostri contatti con cui vi siete registrati, per cui spediremo là le slide e anche le modalità di contatto. Vi ringraziamo, siamo stati tanti, no? Abbiamo mantenuto, diciamo, uno share di 90 persone più o meno durante tutto il corso, per cui oggettivamente diciamo, il webinar non solo è andato bene, ma vi ringraziamo sia per le domande sia per la partecipazione. Sperando di aver risposto in maniera chiara ad una serie di dubbi e anche, insomma, di aver condiviso con voi le prime, nel tempo insomma, che c'è stato, le prime indicazioni sulle novità che entreranno in vigore fra qualche mese e soprattutto su alcuni dubbi che vi sono arrivati. Grazie ancora, ci vediamo presto, insomma, anche per altri webinar che organizzeremo con la Cobalt Academy. E grazie a te, Marco. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Domizia di Cobalt Academy. La gestione dei rifiuti riguarda tutti i soggetti, le aziende coinvolte nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti. In particolare, spetta alle aziende produttrici l'onere e la responsabilità di attribuirgli il corretto codice preso dall'elenco europeo dei rifiuti, il cosiddetto CER, a 6 cifre. Ma come procedere alla classificazione del rifiuto e alla sua relativa classificazione R? Quali sono gli orientamenti tecnici e la corretta procedura di classificazione? Nel caso di rifiuti pericolosi, come individuare e segnalare le relative caratteristiche di pericolo? Ma come stoccare correttamente in condizioni di sicurezza un rifiuto prima del suo arrivo in un impianto di smaltimento e recupero? Cobalt Academy ha creato un corso di formazione modulato su diversi livelli per aiutare aziende e addetti ai lavori ad operare secondo la normativa vigente. Per scoprire la nostra offerta formativa, visitate il sito academy.cobalt.it.